Sì, dispiace per i ragazzi perché veramente ci hanno dato dentro alla grande, credo che avessimo meritato almeno il pareggio. Peccato, però non ha sapore amaro questa sconfitta, ha un sapore un po' più dolce perché comunque veramente questi ragazzi possono rimproverare pochissimo, forse qualche episodio nei gol subiti, ma veramente veramente poco. Sono stati bravi, abbiamo spinto fino all'ultimo e abbiamo messo sotto una squadra come la Reggiana che è seconda in classifica, quindi onore e merito ai miei ragazzi, anche se torniamo a casa con 0 punti, però non dico che sono contento, però la prestazione sicuramente mi ha lasciato molto soddisfatto. Sì, tra le altre cose il primo gol, fallo non era così evidentissimo, in più ci siamo un po' distratti perché Barzagli in quel momento aveva fastidio dietro e quindi mi stavano chiedendo quasi un cambio. Secondo me ci siamo distratti in quella situazione, abbiamo preso gol dove di solito invece siamo bravi, su un calcio da fermo. E il secondo gol invece lo voglio rivedere bene. Abbiamo preso sul primo palo, addirittura penso che fosse fuori dallo specchio della porta, la girata, c'era anche Venturi in posizione, si vede che non è riuscito a deviarla fuori, però sono cose che purtroppo contro queste squadre sai che puoi concedere, perché hanno qualità importanti e gli basta poco per fare gol, perché onestamente oggi hanno fatto poco e facendo poco hanno fatto comunque 2 gol. Noi magari abbiamo creato di più, però non siamo riusciti a fare gol. Capita, non è un caso che loro sono lì, e per me, ripeto, è una delle squadre più forti, quindi merito a loro, ma merito anche ai miei ragazzi. Voglio più soffermarmi sul positivo dei miei ragazzi piuttosto che guardare gli altri. Difficile, sono tutte difficili, perché adesso andiamo a Renate dopo una settimana in cui abbiamo speso tantissime energie, e Renate è in lotta per i playoff, quindi sicuramente sarà una partita tosta, poi abbiamo in casa un'altra squadra che sta volando perché comunque il Sud Tirol, anzi che abbiamo Vicenza, mi sembra, prima Vicenza, quindi Vicenza si deve salvare e quindi sono tutte partite, non ci possiamo rilassare un attimo anche perché siamo avanti e i risultati oggi sono stati anche positivi se lo vogliamo vedere per noi, quindi non dico che siamo salvi al 100% ma quasi. E dobbiamo perlomeno mettere in cascina qualche punticino per essere sicuri e poi continuare a giocare come stanno facendo, perché oggi credo che abbiamo divertito e si sono divertiti anche loro, quindi questo è quello che dobbiamo fare in questo momento. Tecnicamente classifica alla mano lo scontro con Renato è uno scontro diretto perché chi vince Sì, ci guadagna potrebbe posizione. essere, adesso sta giocando l'Albino Leffe che potrebbe, se vince, scavalcarci. Però è uno scontro sicuramente diretto con Renate in un'altra ottica, diciamo, in un'ottica un po' più importante. Adesso, ripeto, mi preme che i ragazzi continuino a giocare con questa intensità, con questa voglia, con questo modo di stare in campo e poi sicuramente alla fine tireremo i conti e credo che comunque se finiamo giocando con questa qualità di gioco, possiamo dire anche la nostra in un'altra situazione di classifica. Dalla tua prospettiva il gol di Grosso come l'hai visto? Bello. No, un gran gol, veramente un gran gol, ha calciato benissimo, penso che sia stato un bellissimo gol. Abbiamo avuto anche altre situazioni, il portiere è stato bravissimo sul tiro di De Sena alla fine, la palla diverse volte ha ballonzolato lì vicino, non siamo riusciti a fare la deviazione decisiva. Io credo che gli ultimi 20 minuti li abbiamo chiusi non nella loro metà campo, nella loro area quasi, quindi da rimproverare c'è poco, onestamente sì, guarderemo qualche episodio in cui dobbiamo essere più bravi come i gol subiti, però onestamente abbiamo veramente concesso poco, quindi a una squadra che è fortissima, quindi veramente più di così faccio fatica a chiederlo. Forse anche due episodi nella loro Sì, ci sono stati diversi episodi, ripeto, anche sul gol loro, le punizioni, i ragazzi ho visto che si sono lamentati, sono state fischiate 2 punizioni di ostruzione più che altro, valutazioni diverse, ma sono cose che ci stanno, anche gli arbitri possono sbagliare qualche volta. Mi sembra che non siamo stati penalizzati comunque oggi particolarmente, quindi ripeto, è stata una bella partita con 2 squadre che hanno provato a vincere. Ed era quello che avevo chiesto ai ragazzi, di fare bella figura perché se lo meritano per quello che stanno facendo. E credo che oggi,
il Ravenna abbia fatto una grande figura contro la seconda in classifica.